Ben ritrovato, noi siamo contenti. Allora, 50 anni e festeggi, guarda, l'avevi annunciato, dicevo, io devo festeggiare con qualcosa di speciale. Cioè, festeggi con un album raccolta, in realtà è più di una raccolta, è tante cose insieme, ma soprattutto anche in vinile. Sì, guarda, insomma, io ci tenevo davvero tanto a questo compleanno. Non sono mai stato un patito dei compleanni, però i 50 hanno suonato in modo diverso, no? Avevano un altro sapore. Diciamo, il lockdown forse mi ha anche sviluppato ancora di più la creatività, essendo stato in casa, ho scritto diversi inediti e ho voluto raccogliere, proprio per festeggiare al meglio questi 50 anni, tutte le mie canzoni più importanti, più significative, in questo disco che è appena uscito, Tra Vimiglie e Blue Jeans. Ci sono canzoni della mia fase da cantautore, ma ho voluto recuperare anche qualche brano di quando prima ero nei Rio, nei Little Tower, diciamo, nelle mie esperienze precedenti. Siccome penso che sarà l'ultimo, diciamo, album in forma fisica, ho voluto proprio, come dicevi tu, fare sia il CD ma anche il vinile, perché è un oggetto a cui sono particolarmente legato. Guarda, ce l'ho qua tra le mani, tra l'altro, che ce lo vediamo anche. Questa è la versione, ne ho fatto una versione nera, una versione rossa, guarda che bello, insomma, è un oggetto meraviglioso il vinile. Il vinile in realtà esce oggi perché, insomma, l'abbiamo fatto uscire in coincidenza con la Vinyl Week di Amazon, cioè il CD è uscito la scorsa settimana, il vinile esce oggi. Io spero, quindi, da oggi sarà disponibile sia su Music First, che è la mia casa discografica, che anche su Amazon, ma penso che anche qualche negozio da oggi possa in qualche modo recuperarlo. La sequenza dei brani, perché ovviamente quando si studia un disco, la sequenza è anche lì un punto di partenza. Come l'hai scelta e quali brani hai messo a secondo della poi sequenza logica di questa raccolta? Guarda, allora, la vera difficoltà è stata scegliere i brani più che la sequenza, perché volevo... è difficile, insomma, trovare, non volevo fare una raccolta lunghissima, però volevo anche trovare le canzoni che più rappresentassero il mio percorso, insomma, quelle che sono più importanti, e quindi ho fatto delle scelte anche molto sofferte, tipo sono stato fino all'ultimo indeciso se inserire le collaborazioni o no, perché comunque un po' di collaborazioni con Paolo Belli, Beppe Carletti, Luca Ariello, insomma, con vari artisti le ho fatte, però alla fine ho pensato che o le mettevo tutte le collaborazioni oppure no, e quindi, insomma, quelle le ho lasciate da una parte, tanto sono comunque canzoni ascoltabili online. Ho scelto questi 11 brani e dopo, diciamo, metterle in fila, fare la sequenza è stata abbastanza facile. Sono andato abbastanza sulla musicalità dopo, non ho voluto dare un ordine cronologico, ho voluto dare un ordine, diciamo, per come mi piaceva riascoltarle in fila una all'altra, proprio seguendo la musica. Diciamo che poi non mi sono fermato lì, perché per chi ha comprato il CD, no? Le canzoni sono nella tracklist, qua sono 11, però ci sono 6 tracce nascoste dopo, che ho voluto fare 6 sorprese a chi comprava il CD, che sono un po' diciamo, come dicevo, delle sorprese, no? Alcune cose che ho ripescato dai Rio, una della mia prima band di Tel Tabor, c'è un'anticipazione del libro che ho scritto quest'anno e che uscirà il prossimo anno, insomma, ho voluto dare tante sorprese. E anche per chi comprerà il vinile, che non troverà le tracce nascoste, saranno fruibili attraverso questo codice QR che ho messo qua dietro, quindi anche chi ha il vinile ovviamente avrà l'oggetto e potrà ascoltare queste tracce, insomma, che sono un bonus proprio per chi vuole l'oggetto fisico. Ma tu sei allora a 365 gradi, perché sei cantante e scrittore adesso, quindi quella traccia ci ha sorpreso. Effettivamente sei anche un buon narratore. Ma grazie, adesso scrittore è una parola grossa. Diciamo che, come dicevo, il lockdown, essendo per un anno libero dai concerti, fermo a casa, ho cercato di trasferire la mia creatività, la mia voglia di fare, sia nelle canzoni anche in questo libro, perché questi 50 anni li volevo raccontare al meglio. L'ho fatto attraverso scegliendo le migliori canzoni attraverso questa raccolta, e anche attraverso la scrittura di questi racconti, che oramai hanno preso una forma. Io sono partito un po' anche titubante se poteva essere una bella idea, in realtà mi sono davvero divertito e ci ho preso gusto a scrivere
questi racconti, e dal prossimo anno poi ne parleremo meglio di quello. Allora, nel questo periodo la cultura non si sa cosa. Voi siete cultura. Mettiamo questo punto fermo. La musica è cultura. Non è altro, perché la gente pensa che sia... molti artisti mi hanno detto, ma sì, quando io dico che sono musicista, sono cantante, la gente mi risponde, sì, ma che lavoro fai? In realtà la cultura... Adesso, come si evolverà questa situazione per la cultura, in particolare cultura italiana? Ma allora, lo scenario futuro è difficile adesso prevederlo. Sicuramente abbiamo preso una bella botta sotto certi punti di vista, perché, come dicevo, io che magari sono quello davanti a tutti, il cantante, no? Cioè, quest'anno ho cercato di reinventarmi facendo questa raccolta, scrivendo queste canzoni, no? E facendo dei nuovi video. Ma le persone che ho dietro di me, dai musicisti ai tecnici, ovviamente quest'anno molti non hanno potuto fare niente, perché uno che... Cioè, io potevo fare dirette, canzoni, ma uno che sta dietro a un mixer, ad esempio, anche solo a farti dei suoni dal vivo, quest'anno non ha potuto lavorare. Quindi, diciamo, tutto quello che un intero staff e tutto quello che un'intera categoria, che proprio, diciamo, fa parte della cultura, è difficile capire quando potrà riprendere in toto. C'è da augurarsi che arrivi presto un vaccino o comunque una cura veramente efficace per questo virus, perché io parlo molto del settore musicale perché è quello che conosco meglio, però oramai la musica vive tantissimo degli eventi, dei concerti live, per tanti motivi, uno anche economico, cioè oramai col fatto che, insomma, CD e vinili come i negozi di dischi stanno sparendo, insomma, non sono più un oggetto di grande guadagno per la musica, e tutto si è riversato nella musica live, quindi tutta l'intera categoria di quelli che sono i musicisti, i tecnici, lo staff, chi porta il service, così, hanno bisogno per ripartire degli eventi live, e speriamo che, insomma, il prossimo anno si possa ripartire. E hai fatto tantissimi live, tanti giri, però allora stai sul palco in questi istanti e c'è davanti tutte le persone che ti stanno ascoltando e vedi quelle facce che chi ride, chi piange, chi ascolta o canta, perché tu poi sei un tipo che attira la gente e cerca di farle partecipare. Che sensazione ti dà quella immagine che c'è davanti? Guarda, io sul palco ci sto veramente bene, ma è stata anche una scoperta, perché diciamo che fino a che non ero cantautore, sì, mi divertivo sul palco, ma ero chitarrista, stavo un po' al mio posto a fare la mia parte. Da quando mi sono messo in prima linea da cantautore, ho capito proprio cosa vuol dire avere il pubblico davanti, forse me ne sono accorto meglio lì, no? Perché sei tu che hai l'attenzione, hai tutti gli occhi addosso, sia quando canti, che quando fai una pausa, che quando dici una cosa tra un pezzo e l'altro, che quando inciti il pubblico, insomma, sono tanti gli aspetti. E devo dire che concerto dopo concerto ci ho preso le misure, perché all'inizio ero impacciato, ero imbranato, anche come uno che per la prima volta si metteva davanti a un microfono. Poi dopo 20-30 concerti ci ho preso le misure, ed è una cosa bellissima. È una cosa molto bella, perché... quando riesci a creare una magia col palco, insieme alla gente, insieme alla musica, insieme ai tuoi musicisti, no? Tu mi sento un po' un direttore d'orchestra, no? Che cerca di mettere insieme tutti, lì proprio è un qualcosa di magico. E quando vedo che io sono uno, ci siamo visti noi praticamente in una piazza, no? Mi piacciono le feste all'aperto, no? Quando vedo che nelle piazze, pian piano, no? Parto con i primi pezzi, con la gente, un po' di... che mi guarda, vuole capire cosa voglio fare, se gli piace la mia musica, se gli sono simpatico, poi pezzo dopo pezzo, chiacchiera dopo chiacchiera, pian piano vedo che tutti si avvicinano, cominciano a cantare le mie canzoni, per me proprio è un'immagine meravigliosa. Difatti ti devo confessare che quest'anno stare lontano da questa immagine, io avevo già 50-60 concerti programmati, stare lontano così tanto da questa immagine è stata dura. E vediamo, allora domanda che non c'entra un po' sulla musica,
Giochi con i videogiochi? Guarda, non sono uno molto appassionato di videogames. Mi piacevano da piccolo un pochettino quando andavo al bar, dove si mettevano le 100 lire, no? Io penso di aver giocato al primo videogame che almeno che è arrivato nei bar qua nella nostra provincia, che era il Muro. Non so se te lo ricordi, che c'era questa stanghetta con la pallina che più la rotellina, cioè con questa rotella facevi praticamente. Diciamo, mi piacevano quelli primordiali, ma forse perché era l'età che stavo scoprendo anche la tecnologia, un qualcosa di diverso, no? Vedere questi videogames al bar sembrava qualcosa di grande, di innovativo. Sto parlando dell'84, 83, quegli anni lì. Dopo non ho mai avuto una grande passione, devo dire la verità. Allora, l'ultima domanda, semplice. Che cos'è la musica per Marco Ligabue? Musica musica è vita, cioè, è una di quelle componenti della vita che è, almeno per me, essenziale. Cioè, una giornata, sarebbe come una giornata senza sorriso, una giornata senza musica sarebbe veramente vuota. E poi dopo la musica ti permette, almeno a me, di cantarla, di scriverla, di ascoltarla, di condividerla con gli altri. Ha talmente tante sfaccettature che è un qualcosa di meraviglioso. Primis in tutto quella che quando scrivo una bella canzone o quando sento una nuova canzone che mi piace, che mi fa emozionare, è una delle cose più belle della vita, no? Emozionarci. E ci sarebbe un artista che ti piacerebbe fare un duetto? Perché ormai siamo diventati con un periodo che si fanno tanti featuring. Una volta si faceva per dare risalto un pochettino, adesso invece si fanno come il pane, cioè si sfornano ogni Sì. mattina se nessuno ha una. Oramai sì, sono diventati abitudinari i duetti. Ma guarda, a me, se mai potessi permetterlo, insomma, anche lei fosse d'accordo, mi piacerebbe fare un duetto con Gianna Nannini, perché ha una voce femminile molto graffiante, molto rock, e mi piacerebbe mettere insieme la mia voce, insomma, da uomo, da maschio, con la sua voce femminile rock, e vedere cosa ne esce. Quello sarebbe un bel duetto, secondo me, almeno nella mia testa. Allora, noi ti ringraziamo, ti diamo appuntamento poi per la presentazione del bel libro, perché già sicuramente, cioè, dall'anticipazione in audio è veramente bello. Ti ripeto, hai una voce anche da narratore, da libri. E Grazie. ci fai un saluto a tutti. Sì, ragazzi, è sempre un piacere, oramai da 5 anni, come dici tu, che ci sentiamo su Sport Piceno. È iniziata questa bella, insomma, collaborazione, questo bello filo diretto, no, che ci siamo creati, dove ci raccontiamo un po' quando ho qualche novità o qualcosa da raccontare. Quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso. Notte, eppure mi va di ballare stanotte, stanotte con te. Io vorrei ringraziare Katia perché è una persona veramente gentilissima e veramente molto professionale, che mi fa piacere che collabori con te, perché è veramente, veramente una persona molto, molto precisa. E quindi Sono io la ringrazio. contento. Sono contento perché Katia, insomma, collaboriamo da anni, insomma, siamo praticamente io e lei, insomma, siamo molto artigiani, no? Una piccola etichetta, e se ti trovi bene mi fa davvero piacere. Insomma, gli riporto sicuramente i complimenti.